Amici di Fanner, appassionati di Lega, benvenuti. Sul prato del Garbaglia stanno facendo il loro ingresso in campo i padroni di casa del De Angelis e gli avversari dell'Alitalia Calcio. Cammino totalmente speculare per le due compagini, le quali, oltre ad avere gli stessi punti, 15, condividono in ugual misura lo stesso identico numero di vittorie, pareggi e sconfitte. La speranza, oltre che la voglia, per entrambi oggi è quella di vincere, perché i tre punti permetterebbero di allontanarsi da quella zona bassa di classifica la quale, vuoi o non vuoi, fa sempre paura. Il pallone perso là vorrebbe dire tantissimo. Comunque ancora l'Italia, un possesso di palla lungo il versante destro. Alfonso riceve palla, il tiro, lo tocca il portiere e poi c'è Calcaro che la salva, sembrerebbe proprio sulla linea. E fa partire il compagno, il numero 10, che la controlla. Poi va basso a sinistra, il tiro respinto da Calcaro ancora. Dentro pensa bene, ha provato a controllare il pallone, scusate Valente, si trattava di Valente, poi il tiro da lontanissimo, una conclusione sensazionale per l'1-0 del De Angelis al 13° minuto di gioco. Ora ha toccato, adesso Alfonso in mezzo al campo, alza la testa, cerca l'aiuto dei compagni, va ancora da fuori, ancora un gran gol, Alfonso 2-0 al 15°. Adesso tenterà la conclusione. No, il passaggio dentro lungo e va a realizzare il numero 20, trattasi di Mainella, si rifà sotto l'Alitalia 2-1 al 18° minuto di gioco. Partire ogni iniziativa per i suoi, va tutto dentro, cerca di girarsi, alla fine ci riesce, la conclusione e il pallone che si insacca per il 3-1 al secondo minuto di gioco del secondo tempo. Alitalia Calcio 1, De Angelis 3. Però basso con i piedi, infatti ha intercettato il suo pallone, Alfonso ne ha approfittato, ha servito un compagno e in qualche maniera alla fine il tiro del numero 4 Zappellini che va a realizzare il 4-1 per i suoi. A scavalcare tutta l'area, ancora l'Italia in possesso di palla, il tiro, la deviazione, grande intervento di Zani, ancora non è finita, la palla che torna dentro, poi può ripartire in contropiede il De Angelis, largo. Andiamo avanti ancora il piccolo numero 11, la conclusione il 5-1, se non andiamo errati sempre del numero 4, sì, si trattava del numero 9 Valiante per il 5-1 al 10° minuto di gioco. Andare a realizzare un altro gol, però dall'altra parte già con Alfonso il De Angelis, la conclusione e la tripletta personale, ancora un gran gol, il 6-1 del De Angelis. Finale di partita. Qui sul campo del Garbaglia il De Angelis batte per 6-1 l'Alitalia Calcio nella 14ª giornata di questa Serie A della Lega Calcio 8. Buonasera.